qua accanto a me c'è la barca Ushuaia, che è quella che ci porterà in Antartide. Come vedete è la barca più piccola in assoluto, è piccolina, si ribalterà. Io soffro di mal di mare, ma è la migliore. Lo stretto di Drake è famoso per le sue turbulenze, quindi dobbiamo stare attenti. In questo video vi racconterò della mia avventura in Antartide, il viaggio più assurdo e remoto della mia vita. Uno dei miei obiettivi è visitare tutti i continenti, e uno di questi, a differenza dell'Artide, è proprio l'Antartide. L'Artide sta a nord, l'Antartide sta a sud. Ovviamente per visitarlo avevo tutta la vita, ma perché ho deciso di andare solo adesso? Beh, ho colto l'occasione perfetta. Sono partito in missione perché è uscita la nuova espansione di Risiko, Risiko Antartide, che puoi utilizzare singolarmente, giocando solamente in due, o che puoi ammettere alla plancia del gioco normale. Bene, io sono stato spedito in missione con un solo obiettivo, conquistare il continente e chiaramente giocare a Risiko in mezzo ai ghiacci. Ovviamente non ero solo, con me il mio amico, fotografo e compagno di avventure Mattia Guzman, ma anche Massimo, Laura e Gloria di Ginger Media, che hanno ideato e organizzato tutto il progetto. Ora, andare in Antartide non è facile, bisogna partire necessariamente in nave e i biglietti sono costosissimi, e solamente con l'obiettivo di mettere piede su quel continente bisogna passare un sacco di tempo in volo e poi un sacco di tempo in nave e attraversare uno dei passaggi più impervi al mondo, il passaggio di Drake. E comunque anche una volta arrivati in acque antartiche non si ha la garanzia di poter mettere piede sul continente. Insomma, è una vera e propria spedizione. Dato che ero a New York, ho preso un volo da New York fino a Buenos Aires, ho cambiato aeroporto di notte e sono ripartito per Ushuaia, nella Terra del Fuoco, in Argentina. 11 ore di volo passate. Devo dire, sono passate abbastanza velocemente, considerando che ho dormito per molto del tempo, e ora mi sento stranamente lucido. Meno male, perché adesso devo fare un cambio aeroporto, adesso che sono le 4 di notte. In contemporanea anche gli altri ragazzi stavano arrivando dall'Italia. Siamo arrivati quasi contemporaneamente a Ushuaia. Abbiamo preso un bellissimo Airbnb con una vista spettacolare sulla città e abbiamo passato un paio di giorni a sistemarci, prepararci e visitare la città, che tra l'altro è la città più a sud del mondo. Esistono insediamenti umani più a sud di Ushuaia, ma questa è l'unica ad essere ufficialmente una città. Appena arrivati, la prima cena l'abbiamo fatta in un ristorante argentino per provare la famosissima carne. Però purtroppo era una trappola per turisti e non era molto buona. Così Massimo ha rimediato la sera dopo comprandola al supermercato a un decimo del prezzo e cucinandola per noi. Ah, belle così piccoline. Era veramente eccezionale. Grazie Massimo. Consigliatissime invece le rosticcerie un po' a marcia che fanno empanadas e porcherie tipiche, super economiche e veramente molto buone. In città una chicca imperdibile è anche l'ufficio turistico, che oltre ad avere wifi ha anche vari timbri con cui puoi timbrare il passaporto e con cui noi abbiamo timbrato i nostri Risiko. Carino, c'è da bere anche Ushuaia. Che brutto, io ho perso il mio vecchio passaporto che era pieno di visti, aveva una ventina di visti. Questo è il nostro ultimo giorno qua a Ushuaia, la nostra ultima cena. Abbiamo passato questi giorni a prepararci per il viaggio e a lavorare un sacco perché non avremo internet. Fra un po', domani partiamo, zero internet e ci si gode l'esperienza. Andiamo a mangiare. Sono morti infatti. Molti, ma non tutti. Ma sicuramente non sarà il nostro caso. Oh, madonna, che mangiate ci facciamo? Il giorno della partenza abbiamo fatto le valigie e siamo tornati all'infopoint, attendendo che aprisse il porto, che funge da vero e proprio passaggio doganale, in quanto da là avremmo preso la nave che ci avrebbe fatto uscire dall'Argentina. Tra poco salveremo io e il buon Mattia. Arrivati alla nostra nave, ci siamo accorti con un rapido confronto che la nostra sarebbe stata effettivamente una vera spedizione. Questa era la nostra nave ed era l'unica così. Tutte le altre erano enormi crociere di lusso. Ammetto che avevo un pochino d'ansia. Gazzoldi, siamo carichi? Carichissimi. Mega in garra. Comunque, qua dietro la nave gigante con le stanze letto con i quadri addirittura dentro, una cosa lussuosissima, bellissima. E qua la nostra barca, che è più piccola del traghetto per andare in Sicilia. Sembra una roba di fortuna. Siamo dentro. Ho preso le pilloline per non vomitare senza bere l'acqua, mi si è bloccata qua e ora mi brucia lo stomaco. Perfect, thank you. È tipo una galera. Una volta entrati ci siamo accomodati nelle nostre stanze e abbiamo avuto l'ennesima conferma che sarebbe stata una vera e propria avventura. Non c'era niente di lussuoso, ma erano delle vere e proprie stanze da marinai. Avete visto la crociera quella bella? Sì, è proprio questa. Ma infatti, ma cosa te ne fai di una finestra quando c'è quello? Quando abbiamo questo. Ah, mamma, con quello leggi tutta la notte. Ragazzi, questa è la stanzetta mia di Mattia. È minuscola? Sì, yes. Yes. Sono appena arrivati i bagagli. Questa è la stanzetta mia di Mattia. È un po' piccolina, sai che ti dico? Ci piace un'avventura questa. Giusto, Matti? Sì. Io sono felice, anche perché una barca più piccola, secondo me, è più ecologica. Questa barca ha fatto la battaglia delle Falkland, sicuramente.
La barca non è ancora partita, ma c'è un addetto che sta già tagliando una quantità gigantesca di pillole e la sta mettendo in un cestino per tutti, in modo da prenderla adesso, prima che la barca parta. Però è un altro principio attivo rispetto a quello che abbiamo comprato, quindi spero che anche il nostro vada bene. E soprattutto non le possiamo mischiare, quindi non solo per noi quelle. Dopo aver fatto un giro perlustrativo dell'imbarcazione e dopo un po' di presentazioni con l'equipaggio e il capitano e un piccolo aperitivo che io non ho preso per paura del mal di mare, abbiamo salutato dal ponte Ushuaia al tramonto, che devo dire dalla nave aveva un ottimo panorama, e siamo partiti. Non era proprio un tramonto, ma quando è così assurdo il sole non tramonta mai praticamente. A quanto pare la medicina che abbiamo preso per non sentire il mal di mare è un antistaminico, quindi stiamo morendo di sonno, siamo praticamente strafatti. Abbiamo il bagno in comune con le altre ragazze, abbiamo appena fatto il briefing di sicurezza. Dobbiamo tenere sempre entrambe le mani sulle ringhiere, fare le scale al contrario, ci sono tutta una serie di altre cose che dobbiamo tenere in mente solamente durante il passaggio di Drake, lo stretto di Drake. Lo stretto di Drake è uno stretto famoso per le sue turbolenze, anche quando è al meglio comunque molto turbolento. Nella scorsa crociera che hanno fatto sono dovuti tornare indietro perché una tipa si è capotata sotto la doccia, si è fatta male, quindi dovevano tornare. Quindi dobbiamo stare attenti. Quello è lo stretto dove le persone generalmente vomitano, e quindi ci aspetterà fra qualche ora. Dura al massimo una quarantina di ore, hanno detto, un paio di giorni. Dopodiché siamo tranquilli e siamo arrivati in Antartide. Adesso facciamo un test, un'esercitazione. Ah, non la suonano veramente la campanella. Avete sentito? Adesso dobbiamo andare. Perfetto, ci siamo. La Varnie Solenne. Durante il nostro emergency test abbiamo visto la scialuppa di salvataggio, dove, che è quella là tra l'altro, l'abbiamo vista all'interno. Dovremmo entrare in 40 persone in caso di emergenza. Dopodiché siamo scesi per cena e abbiamo finalmente provato la cena. Abbiamo mangiato zuppa, pasta al sugo con i gamberetti e un tortino, un dolcetto con il luzzo di lece, molto buono. E adesso ci stiamo godendo le ultime ore, gli ultimi minuti, non lo so, di mare calmo. Più o meno, stiamo uscendo dalla manica al tramonto, anzi al crepuscolo. Dopo cena l'acqua era calma, infatti abbiamo mangiato senza problemi. Ho colto l'occasione prima di andare a dormire per avvantaggiarmi con il lavoro, scaricare file e prepararmi i giorni seguenti. Infatti già quella notte abbiamo iniziato ad attraversare il passaggio di Drake e la nave inizia ad ballare parecchio, abbastanza da svegliarci e impedirci di dormire. Ovviamente il giorno prima eravamo stati avvertiti e briffati su come comportarci in quella situazione, però noi siamo stati fortunati. L'equipaggio ci ha detto che era uno dei passaggi più calmi degli ultimi anni che hanno mai fatto, e che comunque per me è stato comunque tosto. Ho passato un sacco di tempo a letto e anche se non ho vomitato comunque sono stato parecchio male, e quindi ero un po' preoccupato per il ritorno, perché se questo era buono chissà poi al ritorno cosa sarebbe successo. Allora ragazzi, stanotte, come ci hanno giustamente avvertito, la barca ha iniziato a ballare parecchio. Buona notizia, le pillole contro la nausea funzionano. Cattiva notizia, non ho dormito un cacchio perché balla veramente tanto e ogni volta c'è l'impressione che di cadere dal letto. Penso che questo sia nulla, lo sai Matti? Sì, molto bene. Sì. Breakfast will be available from 8 to 9. I hope that you have had a good sleep. Actually the Drake passage today is very enjoyable. Almost no wind. And also the outside temperature is 6 degrees Celsius. Thank you very much for listening. A quanto pare stiamo attraversando lo stretto di Drake, il più pacifico degli ultimi anni, e quindi sì, il mare è mosso, ma si resiste, dai. Siamo stati molto fortunati. A quanto pare durante la giornata di oggi sarà il mare sempre più calmo. Infatti mi sento meno nauseato. Ho fatto addirittura colazione. Mattia sta ancora un po' così. Ci dicono che se arriviamo in tempo già stasera ne facciamo una, ma ne dubito. Sono molto contento che il mare si sia calmato. Non c'è cosa peggiore che avere la nausea. Ad un certo punto, abbastanza velocemente, il mare si è calmato e abbiamo iniziato ad essere circondati da ghiacci. Siamo entrati finalmente in acque antartiche. Il malessere è passato e quindi sono stato travolto dall'adrenalina. Ci siamo fiondati fuori a vedere cosa c'era ed effettivamente già si vedevano gli sbuffi delle balene e qualche pinguino che nuotava quella. Finalmente siamo arrivati in Antartide. All'inizio proprio stiamo vedendo le prime isolette, i primi pezzi di ghiaccio qua in acqua. Addirittura qualcuno ha visto una balena e un pinguino. Adesso il mare sarà molto calmo e da domani inizieranno le spedizioni. Adesso sto facendo un doppio time lapse. Siamo in una fase euforica qua. Dove sta? Ah sì 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 sì. Laggiù laggiù. Sì, gli sbuffi di Non faceva eccessivamente freddo, perché in realtà in Antartide adesso è estate. Le stagioni sono al contrario nell'emisfero australe e le temperature si aggiravano tra gli 0 e i meno 10 gradi. Poi chiaramente più si va a sud e peggio è, tant'è che nel cuore del continente in quel momento facevano meno 40 gradi. Aggiornamento: oggi pomeriggio in realtà sono stato messo KO perché la marea è aumentata parecchio. Ho prima cenato, ora sto un po' meglio perché ho scoperto che la cochina ha degli ottimi effetti sulla nausea. Mi sto resistendo. Tra l'altro, passata la nausea è arrivata anche la fame. E fortunatamente il cibo in nave non mancava. E anche le persone non mancavano. Eravamo un'ottantina più o meno, da tutto il mondo. Tutte persone particolari, perché diciamocelo, decidere di fare un viaggio del genere da soli devi essere un po' strano. Tante persone infatti viaggiavano o in coppia o in solitaria. Nelle crociere normali ci sono un sacco di pensionati, anzi quasi solo pensionati, ma nella nostra piccola nave era pieno anche di giovani backpacker e personaggi bizzarri. Cioè le onde non lo toccano.
Allora, c'è stato un momento briefing, ci hanno spiegato un po' tutto quanto. Innanzitutto, cos'è questa cosa dell'Antartide? L'Antartide non appartiene a nessuna nazione, ma c'è un'organizzazione che si occupa di assicurarsi che rimanga un parco naturale pacifico ed è dedicato alla ricerca scientifica. Un ente all'interno di questa cosa si occupa del turismo ed è IATO, esatto. Le presentiamo Samantha, il membro della IATO, sì, che sta accompagnato da nosotros. E tutte queste crociere, queste navi che vanno a portare turisti in Antartide fanno parte di questa associazione, che ha lo scopo finale proprio appunto di continuare a preservare l'Antartide e utilizzarlo per la ricerca scientifica e per preservare l'ambiente e gli animali. Per cui ci hanno dato tutta una serie di regole da rispettare. Importantissimo non portare batteri, semi da un'isola all'altra e dalla barca alle isole, tant'è che dovremmo disinfettarci ogni volta. Non ci si può sedere, chiaramente non si possono disturbare gli animali, ma questo già lo sappiamo. Tutte le persone che ci hanno dato informazioni sono biologi e si sono assicurate di dirci che quello che stiamo facendo porta del bene all'Antartide e non del male. Il fatto che vengono turisti, se rispettano le regole, è ottimo per far conoscere l'Antartide al resto del mondo e per portare soldi alla ricerca. Amanda, quick but difficult question. How tourism impact Antarctica? Because someone can think that it's really bad, but you told me before that it's actually good. Yes, so from my perspective, tourism is a force for good, because I think if people travel to Antarctica and experience it, but in a well-managed and careful way, then those people can come away from Antarctica as ambassadors for the place and contribute to its continued protection. So travel in itself can be a very powerful thing in terms of protecting our natural and wilderness places. Am I going to be an Antarctica ambassador? I hope so. You can, yeah, there's lots of rules that you'll have to follow and take care around the penguins and the other wildlife and the environment, and I hope, yes, you go home and share your experiences with others and help us all to take action for the world, really, the natural world. Tra pochissimo saliamo sul ponte per fare una piccola esperienza. A quanto pare la nave entrerà all'interno di una sorta di anello di rocce che ha un'apertura, un antico vulcano ormai collassato su se stesso, e quindi potremo vedere la roccia da molto vicino, forse gli animali. Molto figo. Mi sa che neanche con 400 mm. Ultimo sulla nave che non hai visto i pinguini. Eccolo qui. Stiamo attraversando Deception Island, che è appunto questo anello di cui parlavo prima. Abbiamo visto un sacco di pinguini che nuotavano, un sacco di uccellini, un sacco di cose. Purtroppo non riusciamo a riprenderle, però è un assaggio di quello che vedremo i prossimi giorni. Molto bello e soprattutto molto freddo. Mi ero dimenticato che faccio. È difficile. E così morire nella base. No, se non facciamo bagno tedesca. Dal giorno seguente la missione era girare con la nave e scendere sempre più in giù in cerca di posti tranquilli dove non c'era la tempesta, dove non c'era il mare mosso, per riuscire a fare degli sbarchi, delle vere e proprie spedizioni. La nostra giornata tipo andava così: svegli la mattina alle 7 con la voce dall'altoparlante che ci annunciava la colazione. Good morning expeditioners, today is the 19th of November. As you make your way down to breakfast, have both hands free for the handrails. Colazione a buffet e dopodiché in attesa di fare una spedizione. Se si faceva o meno non lo sapevamo, ma se si faceva scendevamo in gommone. Se non si faceva, generalmente c'era sempre qualche lezione, loro chiamavano charla, sulla fauna e la flora e tutto quello che serviva a sapere. Ne abbiamo vista una sui pinguini, una sulle balene, una sui ghiacciai, veramente molto interessanti. E questo valeva sia per la mattina che per il pomeriggio. A scandire la giornata erano i pasti, infatti a mezzogiorno c'era il pranzo e tra le 6 e le 7 la cena. Tutte nello stesso posto e tutte, devo dire, abbastanza buone. E comunque se avevi fame, il pomeriggio c'erano sempre di snack nel bar e anche tè e cioccolate calde o you can drink. Buongiorno amici, ieri pensavo che la nave fosse proprio arrivata in Antartide e non si sarebbe più mossa in questi giorni solamente per andare da un'isoletta all'altra. Invece le distanze sono comunque lunghe tra un posto all'altro. È tutta la notte che la barca va e balla parecchio. Dormite un po' così. Stamattina sveglia presto alle 7 perché si inizia la mattina con la prima escursione. Non ancora ci fanno mettere i piedi a terra, ma si fa un giro sul gommone. Com'è che si chiamano questi gommoni? Zodiac. Sullo Zodiac. Io mi aspettavo che vedere gli animali fosse qualcosa di veramente raro. E invece tutte le terre che costeggiavamo erano piene di pinguini. E anche in mare molto spesso li vedevi nuotare, e durante la nostra spedizione abbiamo visto senza problemi un paio di foche, un sacco di pinguini, gli sbuffi delle balene, dei bellissimi ghiacciai. Era veramente un posto surreale. Breve tutorial su come uscire quando fuori fa un freddo porco, come qua in Antartide. Primo strato, maglia termica e calzamaglia. Secondo strato, sopra il calzino normale, mettere il calzino termico. Dopodiché, pantalone impermeabile caldissimo che ho comprato appositamente, resiste fino a meno 20 gradi. Con addirittura le bretelle. Mascolissimo, fratello.
questo. Ah, perché gli hai fatto questo? A questo punto sopra io metto il mio maglioncino di cashmere, una bella sharp giacca presa appositamente, che resiste anche questa fino a meno 20 gradi, cappello con le orecchie e i guanti. Ta-da! C'è una balena qua dietro, però dobbiamo solo capire come riprenderla, ma è fighissimo. È sott'acqua adesso. Siamo tornati dalla prima spedizione, è stato veramente sopra le mie aspettative. Io pensavo che ogni tanto, se eravamo fortunati, vedevamo qualche animale. Invece siamo usciti, subito abbiamo visto le balene. Purtroppo sono impossibili da riprendere perché vedi solamente gli sbuffi o per un mezzo secondo le vedi uscire dall'acqua e rientrare. Sul gommone così non riuscivamo a riprenderle, ma ci riproveremo perché sicuramente qualcosa riusciamo a portarci a casa. Siamo entrati nelle insenature, con questo gommone abbiamo visto i pinguini, le foche, erano ovunque, è stato veramente pazzesco. Purtroppo non abbiamo messo piede sulla terra, dovevamo farlo oggi, ma purtroppo sono spiegato che qua siamo su una spedizione e dobbiamo adattarci. Ragazzi, purtroppo per adesso era già prevista una seconda spedizione, questa volta a fette, per andare a vedere i pinguini. Qua sono veramente tantissimi, non so se si nota, ma purtroppo c'è la bassa marea e dicono che disturberemo troppo gli animali, quindi niente. Oggi c'era la bassa marea, non c'era modo di riuscire ad arrivare sulla terraferma, per cui ho compensato bevendomi 8 cioccolate calde, cioè tipo il all you can cioccolata calda là in salone. Ora sto per vomitare. Cioccolata calda è il premio migliore dopo questa spedizione. Che poi, ragazzi, voi direte: sì, però Marcello, porti veramente il risico in Antartide sulla nave con te? Certo. Facciamo un velocissimo unboxing. Abbiamo qua risico, il classico, e qua l'espansione Antartide. Qua abbiamo messo i timbri a Ushuaia, tra l'altro, quindi è personalizzato. Qua abbiamo le regole del gioco, la plancia, che io ho sempre chiamato mappa, i cararmatini e tutte quante le carte obiettivo. Raga, io ho giocato a risico tutti i Natali della mia vita, quindi in realtà le so alla perfezione queste cose. Quello che non conoscevo è risico Antartide, che ha i timbri anche lui, chiaramente. Prima ho dimenticato di dire che ci sono chiaramente i dadi dell'attacco e della difesa. Abbiamo altre carte obiettivo, altre carte territorio, ma soprattutto l'altra mappa, che noi possiamo mettere così per collegare Argentina e Australia orientale e giocare semplicemente annettendo l'Antartide come nuovo continente. Oppure, se siamo solamente in due, possiamo giocare solamente su questa plancia. Pazzesco. Ora la vera sfida è: riusciremo a convincere gli altri a giocare? E riusciremo a giocare in Antartide? Dato che non c'era nessuna seconda spedizione, abbiamo passato il pomeriggio e la sera a prenderci a palle di neve. In questi momenti la nave si trasforma in un bar e praticamente tutte 80 le persone si incontrano in questo grosso salone e parlano, fanno cose. Noi abbiamo intavolato un po' di partite a risico. Inizialmente il pubblico era un po' scettico, anche perché noi giocavamo in italiano, ma poi si sono scaldati tutti e volevano giocare. E soprattutto eravamo circondati da un pubblico gigantesco. Il giorno dopo era tempo di fare un'altra spedizione. Purtroppo neanche questa volta a piedi, ma nello Zodiac, ed è stata molto differente. Il mare era molto più mosso e c'era un po' di tempesta. Fare le riprese con la fotocamera era quasi impossibile. Sentite? Eh beh, certo che sentiamo. Finalmente quel pomeriggio ci hanno annunciato che saremmo riusciti finalmente a sbarcare e a mettere piede sul continente. Così con lo Zodiac dalla nave siamo arrivati fino al continente e finalmente è iniziato il nostro primo sbarco. Solamente per noi, che eravamo là con risico, mentre tutti gli altri già andavano a vedere pinguini sul continente, noi abbiamo preso un altro Zodiac per andare in mezzo a ghiacciai e fare una bella partita a risico. Dopodiché siamo tornati e abbiamo visto anche noi pinguini da vicino. È stato veramente pazzesco. Finalmente stiamo andando a toccare la terraferma. Le persone che sono arrivate e là un sacco di pinguini.
Raga, abbiamo convinto lo staff a portarci solo a me e Mattia a giocare a risico in mezzo a ghiacciai prima di fare l'escursione. Sono dei matti, non so perché hanno accettato. Manca uno, no? No. Okay. Grazie mille, capo. E loro con un altro gommone ci faranno i video. Eccoci qua. In realtà noi giocheremo con risico Antartide perché siamo solamente in due. Grande. Così è perfetto. Finalmente arrivati in Antartide, i miei piedi sono qua, si terra antartica e dietro di me sono centinaia di pinguini. Purtroppo possiamo stare massimo a 5 metri dai pinguini, anche se sono molto curiosi, si avvicinano, quindi dobbiamo allontanarci. Sono comunque ed è bellissimo se possiamo. Più andavo avanti, più l'esperienza diventava surreale e non credevo di stare là. Purtroppo anche le riprese più belle del mondo non renderanno mai l'idea di essere là. Però ci siamo impegnati il più possibile per riprendere tutto quello che facevamo, perché era veramente pazzesco. Ancora più surreale è stato il giorno dopo. Ci siamo svegliati e non c'era una nuvola, c'era un sole pazzesco ed eravamo in mezzo a delle acque calmissime, piatte, in un posto che si chiama non a caso Paradise Bay. Visto il tempo buono, abbiamo ripreso gli Zodiac quella mattina e abbiamo fatto un'altra partita a risico, questa volta molto più lunga perché non c'era un filo di vento e il gommone non ballava. E poi abbiamo esplorato tutta la zona col gommone, continuando a cercare animali e ad attraversare ghiacciai. Buongiorno amici, stamattina mi sono affondato fuori dalla stanza. Guardate un po' che sole, è un posto surreale. Sembra un po' un sogno comunque, eh? Cioè ti svegli, sei in questo posto circondato da ghiacci. Sembra una città di ghiaccio, di pinguini che nuotano. Ora devo tornare dentro, sennò muoio di freddo. Ciao. Quindi tutte e tre dopo te, vai. Allora attacco dalla Groenlandia all'Islanda. Vai. Ok, 6, 2, 1. Io difendo con 2. 6, ok, okay. Yeah. Perfetto, 1 e 1. Stamattina ci siamo svegliati, c'era un sole pazzesco, siamo in questo posto che si chiama Paradise Bay ed è effettivamente un paradiso. Questo giro in Zodiac è stato il mio preferito, stavo vedendo cose, sembra un film, sembra un sogno, è indescrivibile. Anche per quel pomeriggio era organizzata una spedizione a piedi, ma purtroppo anche quel pomeriggio è saltata. Come è stata il giorno dopo? Piano piano la nostra fortuna se n'è andata e ci sarà sempre più difficoltà nello sbarcare. Alcune volte eravamo troppo vicini agli animali, alcune volte erano troppi, alcune volte il mare era troppo mosso, e per cui anche quelle volte abbiamo rimediato rimanendo in barca, divertendoci là e giocando a risico. Finché a un certo punto non è diventata ora di tornare indietro e riattraversare il passaggio di Drake. Il passaggio al ritorno era un po' più arrabbiato dell'andata, ma fattibile. L'idea di tornare dopo essere stati 2 settimane disconnessi in questo paradiso mi spaventava. Però ero felicissimo di aver fatto questa esperienza unica che se non fosse stata per risico dubito avrei fatto in questo periodo nel futuro prossimo. Grazie mille di essere arrivati fino a qui e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e i miei prossimi viaggi. Scrivetemi in un commento cosa ne pensate. Ciao!